Sì, è la partita dove quando non ti va bene niente, cioè quelle partite dove toppi tutti, tutti toppiamo e perdi con un tiro in porta perché non siamo stati bravi a ribaltarla. Quindi è una partita che dopo una serie di positive, di partite, di prestazioni abbiamo toppato. Dopo tanto abbiamo toppato una partita, siamo ritornati indietro, mi sembra la partita col Perugia e quindi bisogna rimboccarci le maniche, sapevamo. Io ieri avevo dato delle avvisaglie, che era nata una stella nata male, una stagione nata male, qui pensavamo tutti di aver risolto i problemi, invece eravamo fuori dai problemi, adesso molto probabilmente ci ritorneremo, però lo sappiamo, dobbiamo lottare. Io ho detto che questa squadra qui si deve salvare, ho detto quando sono venuto salverò il Vicenza anche all'ultima giornata. Tutti ci eravamo illusi, io no, che potevamo fare una stagione tranquilla. Ma io ho detto ieri proprio, attenzione, questa è una stagione nata male, portieri tutti e due messi male, i ragazzi che pensano già di avere il mercato disturbati. Quindi una prestazione brutta, la colpa è dell'allenatore, quindi loro devono saperlo, devono sapere che l'allenatore è responsabile delle sconfitte, loro meritano quando vincono le partite, quindi ci rimbocchiamo le maniche. Abbiamo dato tutto quello che oggi avevamo dato, ma era poco quello che oggi avevamo dato, e quindi sappiamo, prendiamo giustamente le critiche come abbiamo preso gli elogi fino adesso, ed è giusto oggi esserci criticati per la prestazione. Senti, Berta, hai cercato di cambiare le carte, hai cambiato il modulo, l'hai ricambiato, cioè della serie proprio non era serata. Non era serata, era come il Perugia, era, siamo tornati indietro di un girone come Perugia. Quelle serate dove... No, io l'avevo detto ieri. Ho detto dei segnali, ho detto è una stagione nata sotto una cattiva stella, mezzi e mezzi giocatori, Bagua che sta male, De Luca ancora non ha i 90 minuti, i portieri che sono mezzi e mezzi, poi tiriamo una volta in porta, il portiere fa un miracolo, noi prendiamo un tiro e facciamo un gol. Oggi la prestazione è stata brutta sotto i punti di vista e quindi abbiamo cercato di rimediarla, non ce l'abbiamo fatta, però abbiamo dato tutto, la gente... Capita, dopo tanto tempo che tu tiri, e hai un momento di flessione. I nuovi arrivati hanno tirato più di quello che dovevano tirare perché volevano mettersi al pari nostro per la condizione. Oggi avete visto Giulio anche lo stesso Gucker oggi era in grande difficoltà perché questi nuovi si sono voluti subito a mettere a disposizione del gruppo, quindi non c'è da preoccuparsi, state tranquilli, c'è solo da dire... Abbiamo sbagliato una prestazione, prendiamo giustamente le critiche, come abbiamo preso per due mesi gli elogi e ci siamo illusi che forse era una stagione che poteva essere più tranquilla. Il tempo c'è di rimediare, domani forse ci ritroveremo dopo tanto tempo un'altra volta nei play-out, chissà. Se ci ritroveremo ci ridarà un'altra sveglia ancora di più, abbiamo una partita sabato importantissima, quindi il campionato è ancora 14 partite, 15? Sì. Oh, lunghe. Sì, no, di pasta lo so io di chi siamo fatti, siamo una squadra tosta, però io sapevo che queste 5 partite potevano fare un campionato tranquillo, se non riusciamo a centrare queste partite faremo un campionato come quando sono arrivato, io l'ho presa ultima e ho detto dobbiamo salvare il Vicenza, metterò tutte le mie forze a salvare il Vicenza all'ultima giornata. No, ma è vero, è chiaro, importanza, ci abbiamo ancora 3 partite adesso, ci abbiamo Ascoli, Avellino e Entella, queste 3 partite ci daranno. Siamo bravi a fare, non lo so, tanti punti? Bene. Se invece siamo ancora lì a raspare 2 punti, 3 punti, un punto, non lo so, dovremo lottare fino alla fine. Il campionato, io sono convinto che si svolgerà alle 7 partite di aprile. Lì determinerà se il Vicenza verrà fuori e questo sono convinto, che perché noi le prestazioni non possiamo dimenticarcele dopo una brutta prestazione. Dopo 2 mesi grandi non può essere tutto catastrofico. È chiaro che dispiace perché... tutti volevamo superarli, forse queste partite qui molte volte bisogna anche farle un bel pareggio e noi tutto sommato abbiamo preso poi un tiro in porta, quindi è una serata dove tu stravolgevi ma c'era niente da fare, forse col tiro di rizzo se avevamo un piccola fortuna in più potevamo fare pareggio, poi invece il portiere ha fatto un miracolo, però questo fa parte di questa stagione. Rizzo. No,
no? Anche perché Giacomelli, tutti, quando chi è entrato anche oggi non è che ha stravolto la squadra. Cioè oggi non c'è né un colpevole e né un c'è nessuno da elogiare. Oggi siamo tutti su una barca dove nessuno ha dato quello che ci aspettavamo. Se andiamo alla ricerca del colpevole, il Vicenza è catastrofico, l'avete già passato. Adesso tutto sommato non possiamo buttare a brutto dopo 3 mesi di quello bello che abbiamo fatto. Qui non c'è. Io sempre ieri proprio ho detto, proprio ieri ho detto, se pensiamo di essere 11 titolari, il Vicenza rischia qualcosa di importante. Se pensiamo tutti di essere 23 titolari, dove basta anche 20 minuti o anche 5 minuti, nessuno anche oggi in 10 minuti, in 45 minuti ha dato una svolta. Chi è entrato si è adeguato sicuramente agli altri, quindi è stato 14 giocatori, compreso l'allenatore, che hanno sbagliato la partita. Penso che non sia la prima volta che succeda, anzi, molte partite, molti anche molti più bravi di noi hanno toppato. Noi dopo un girone ne abbiamo toppata una, però non c'è drammi da fare sicuramente. Mister, altre volte lei ci ha detto non preoccupiamoci, perché abbiamo avuto più occasione degli avversari, dobbiamo solo essere più cinici e andare a vedere. Sì, sì. Oggi però penso che lei sia preoccupato del fatto che un tiro verso la porta 84esimo del secondo tempo, un tiro in porta di tutta la partita, da questo punto di vista abbiamo fatto un bel passo indietro. Perché la serata proprio non, nessun giocatore era riuscito a fare quello che avevamo provato in allenamento, quindi non c'è un modulo, un giocatore che ha reso, qui c'è tutta una componente di squadra, partendo dall'allenatore, arrivando a tutta la squadra. Quindi quando queste serate si toppano bisogna sapere fare autocritica. Penso che nessuno è esente a errori nel mondo del calcio. Quando uno toppa la partita dopo 20, io vorrei rifare altre 15 partite e topparne una forse all'ultima, allora saremmo qui tutti felici e contenti. Chissà, se fosse così metterei la firma, però oggi penso che anche gli episodi stessi non ci sono andati bene. L'ultima cosa, forse siamo stati un po' sorpresi da quel pressing asfissiante che faceva la Salernitana. Beh sì, sono venuti qui per, diciamo, molto coperti, e noi quando troviamo le squadre molto coperte qualche difficoltà la troviamo. Mi sembrava che invece con la spalla avevamo trovato le contromisure. Quindi è una serata così, nel senso che non c'è riuscito mai a stoppare bene la palla verso la porta avversaria, non siamo stati bravi mai a saltare l'uomo nel momento determinante, i cross stasera sono stati tutti sbagliati. Quindi perché mi devo preoccupare? Sì, mi dispiace che ci sia ancora sofferenza, perché forse nessuno, né i tifosi, né voi, neanche noi stessi ce lo meritiamo. Però io ho detto, quando il primo giorno che sono venuto qui, cioè da ultimo non si può di punto in bianco venire fuori. Tutti speravamo in qualcosa del genere, però ho detto, se il Vicenza io darò tutto per salvarlo. Ed è questo, noi oggi siamo salvi, quindi il mio compito è stato ben fatto e ben distribuito. Poi anch'io nella mia testa non pensavo che stasera sbagliassimo così la prestazione, perché i segnali non c'erano, perché dopo due grandi prestazioni, anzi dopo 9 prestazioni buone, non c'erano i segnali. Da questo punto di vista mi viene un'unica domanda, comprensibile il calo fisico, come dici giustamente, no? E può esserci la partita storta, può essere a livello subconscio che ci siamo... Quello infatti l'ho detto ieri in conferenza, occhio, quello è un errore che non permetterò più che succeda. Se stasera... Adesso voglio analizzarla bene anche... Secondo me c'è stato il fatto che abbiamo fatto queste belle partite sette anche contro me della classe e nessuno ci ha messo sotto, anzi noi abbiamo messo sotto. Non vorrei che ieri il segnale dire attenzione, non ci sono 11 titolari. Quelli che vanno in panchina non si devono sentire defraudati di qualcosa di consolidato, anzi è lì lo sbaglio. Se questo è avvenuto è il compito mio di rimettere in carreggiata quello che abbiamo fatto in questi 3 mesi, da 3-4 mesi che sono arrivato, rimettere tutti sul campanello d'allarme, perché se domani tutti i risultati dovessero andare storti ci ritroviamo per la prima volta dentro il playout. Ma non è un dramma, però è un campanello d'allarme, perché tutti stasera pensavamo di dire cavolo, se vinciamo con la Salernitana usciamo definitivamente. Bene, evidentemente la serata storta anche nelle migliori squadre può succedere, è capitata alla Juve col Genova, è capitata al Milan nella Coppa dei Campioni in secondo tempo, e quindi non mi preoccupo di questo. Bologna con Napoli, poi col Milan in 9, no? Quindi il calcio fa parte di questo, dobbiamo solo capire se è stata una nostra
problematica di dire ci sentiamo bravini, allora io devo rimettere in riga qualcheduno o l'intero in generale, anche l'ambiente stesso. Anche l'ambiente stesso. Collega di Salerno Marotta. Mister, buonasera, Gianni Marotta di Borgi Salerno. Un attimo, Salernitana ha meritato il 3 punti? No, era un partito a pareggio secondo me. Come è andata la loro un tiro in porta, noi un tiro in porta all'84esimo, poteva finire il pareggio. Io gli episodi secondo me ci sono molto sfavorevoli. Oggi non la sconfitta me la prendo io, però se vado a vedere anche c'erano anche... Mi conosce, mi serve, no. Insomma, lei ha detto e ha parlato appunto di una partita storta. No, storta. Di contro però anche... I meriti dell'una e... No, la Salernitana ha fatto la sua partita che doveva fare. Tosta, perfetta, non ha sbagliato niente, né approccio, ha perversato, quindi... La domanda che volevo fare, la stupita, credo che sapesse che si sarebbe arrivati a giocare con il 4-3-3, ma quelle... 4-3-3, no, sì, pensavo 4-3, pensavo forse con una punta in più. Vabbè, ma questo ognuno la interpreta a modo proprio la partita, e la Salernitana l'ha interpretata molto bene, ha chiuso tutti i varchi, tutte le volte che cercavamo di saltare l'uomo c'era uno subito al raddoppio, quindi l'ha interpretata bene. Mi dispiace che noi non siamo bravi negli episodi e anche fortunati, perché sullo 0-0 mi sembra che ci sia stato un episodio molto controverso nell'area della Salernitana. Il tiro di vita, in uno schema che abbiamo provato a calciare ieri, ha preso proprio con la mano, proprio c'è Schiavi è andato a fare una parata. Però è vero che non possiamo accamparci a questo, no? Io voglio dire che gli episodi stasera, noi abbiamo sbagliato un'uscita dove Orlando non è riuscito a prendere la palla, Busellato ha fatto gol. Rizzo all'84esimo mette l'incrocio dei pali, il portiere fa un miracolo, quindi tutto sommato loro sono stati bravi a interpretare, però se finiva in pareggio nessuno poteva gridare allo scandalo. Questo è un po' l'emblema un po' della Serie B. Noi in questo momento non siamo bravi a tirarci gli episodi a favore. A Bari all'ultimo, prima di 5 minuti prendiamo gol, fa una grande parata, prendiamo gol, all'89esimo, al 96esimo la stessa punizione, noi prendiamo gol, loro invece con cattiveria vanno a attaccare la palla. La considerazione ovviamente in ottica Salernitana, ma anche per le sue scelte, non conosco il suo modo di operare, però è stato un caso che inizio secondo tempo ha cambiato i due esterni, non l'avevano soddisfatta, erano stati annullati dai dirimpettai. Orlando stasera, né Orlando né Vita erano entrati in partita, ma non c'è mica da scandalizzarsi. No, ho cercato di cambiare e secondo me tutto sommato il blocco iniziale del primo tempo, un po' più di pressione col 4-3-1-2 l'abbiamo messa. Poi non è che abbiamo creato chissà che, è stato qualche il tiro di Bellomo rimpallato, la palla di Ebagua. Però stasera dovevamo giocare per me anche altri 3 giorni, sai quanti gol facevamo? 0. Forse andavamo forse a prendere lo secondo, a sbragarci ancora. Non c'è da prendersi le critiche. Abbiamo dato tutto, la gente ha capito, qualcuno avrà fischiato, qualcuno ha apprezzato, quando porta è tutto. Ma questo tutti oggi è poco per come eravamo abituati in questi 2 mesi. Posto, grazie, buon lavoro a tutti. Buon lavoro a tutti.